Valentina mi è. Una nuova iniziativa qua a Rivarolo Canavese è inaugurata nella biblioteca, un'area dedicata alle mamme e ai bambini. Beh sì, l'amministrazione comunale da tempo ha sposato un'iniziativa che la Regione Piemonte ha lanciato a livello regionale, iniziando ad inaugurare uno spazio a Palazzo Lascaris, uno spazio molto bello, grande, spazioso, dedicato alle mamme che hanno l'esigenza di andare in un luogo che non sia un luogo privato, piuttosto che un bar, ma di andare in un luogo pubblico per le esigenze che una mamma, una famiglia, un genitore ha nei confronti di un bimbo piccolo, quello di cambiare il pannolino, quello di allattare il bambino, quello eventualmente, se la mamma non allatta o il papà, se ha esigenze di scaldare un biberon. Questa iniziativa a noi è piaciuta, l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo trasferita, grazie al contributo anche regionale, l'abbiamo trasferita a Rivarolo, l'abbiamo trasferita nel luogo un po' simbolo dedicato per la famiglia, che pian piano nel corso degli anni è dedicato un po' un punto di riferimento non solo culturale ma anche proprio di punto di riferimento per la famiglia, che è la nostra biblioteca Domenico Besson Marchesi, situata, allocata in centro città, dove con questo nuovo spazio le mamme o i genitori o i nonni o colui che ha un bimbo piccolo può tranquillamente recarsi e in modo così sereno e tranquillo ha uno spazio riservato, privato, dove i bambini possono intanto magari stare tranquilli se hanno qualche momentino di difficoltà, ma nello stesso tempo possono essere, si può cambiare il pannolino, si può scaldare il biberon, si può far giocare in tranquillità il bimbo e si possono fare tutte quelle cose che magari in un momento di difficoltà all'aperto, in un luogo magari in piena città, non si possono fare. Diciamo così, l'intento dell'amministrazione comunale è quello di far sì che la nostra biblioteca, ma diciamo così l'amministrazione comunale, sia sempre più vicino a quelle che sono le esigenze delle mamme, dei papà, ma in generale quelle che sono le esigenze della famiglia. Per questo ringrazio in modo particolare il nostro bibliotecario Riccardo Cerrano e Maria Grazia Spadella della nostra biblioteca Domenico Besson Marchesi per l'impegno e per aver con non poche difficoltà creato questo spazio che è carino, bello, semplice e proprio alla portata di tutte le nostre famiglie, di tutte le nostre mamme. Questa bella iniziativa nasce su un'idea della Regione Piemonte? Sì, del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta delle Lette, Consulta Femminile, che in collaborazione hanno dato avvio a questo tipo di iniziativa. È un'iniziativa che è nata anche a seguito dell'approvazione di mozioni in maniera trasversale in Consiglio regionale, che andavano proprio in direzione di poter creare dei luoghi più a misura di bambino, a misura di famiglia. E allora per noi è stato un segnale quello di poter sensibilizzare e quindi collaborare con i comuni per poter aderire al nostro progetto. E da qui è partito il fatto di poter dare un contributo, abbiamo acquistato quindi tutti gli arredi e li abbiamo donati ai comuni, perché credo che sia importante proprio questo segnale del Consiglio regionale, che vuole comunque supportare anche i piccoli comuni in queste loro iniziative per creare dei luoghi più a misura di famiglia. Quanti, quelli sono i comuni che hanno aderito finora? Allora, finora abbiamo inaugurato Alpignano e oggi abbiamo inaugurato Rivoli questa mattina alle 10 e oggi qui a Rivarolo, quindi l'obiettivo è arrivare a 30, ma abbiamo già un sacco di comuni che hanno aderito e devo dire anche con grande entusiasmo, e quindi questo per noi è un grande successo, anche perché vuol dire che si riesce a lavorare in rete per lavorare proprio su alcuni obiettivi. Stando insieme, lavorando insieme, è possibile raggiungere anche degli obiettivi. Speriamo di riuscire, insomma, entro il 2018 a concludere questo primo progetto. Naturalmente auspichiamo di poterlo mandare avanti negli anni, perché il nostro è una grande regione, insomma, però è anche molto bello il lavoro di rete che abbiamo con le associazioni, che danno il loro contributo importante all'interno di questo progetto, che sono anche un ponte per noi delle istituzioni, e soprattutto perché sono appunto associazioni che si occupano di bambini delle terapie intensive neonatali. La nostra è una regione che dal punto di vista sull'allattamento, per quanto riguarda le politiche di questo genere, è tra le regioni in cui è molto più, è un grande esemplare,
abbiamo molte politiche di sostegno all'allattamento e da questo punto di vista credo che però questo fosse un piccolo segnale anche per far poi vivere meglio anche i luoghi della cultura e i luoghi pubblici, dare un segnale appunto alle famiglie di poter entrare e avere uno spazio a loro dedicato che completasse magari in questo caso della biblioteca anche quelli che sono già i servizi che la biblioteca crea per le famiglie, ma un luogo riservato in questo caso poteva essere un servizio aggiuntivo.